Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Vi è un allarme particolarmente preoccupante e proviene da Mosca. Cosa ha detto Mosca? Ha detto, leggo su ansa.it, che la Francia è pronta alla guerra. Proprio così. Mosca ci mette in guardia segnalando che la Francia del presidente gallico prodotto in vitro dai Rothschild Emmanuel Macron è pronta alla guerra. In verità non sappiamo se questa voce della Russia sia effettivamente attendibile o meno, dico soltanto che se fosse attendibile non ce ne stupiremmo e non ce ne stupiremmo né poco né punto dacché abbiamo visto nei mesi scorsi le dichiarazioni quasi sempre imbarazzanti su questo tema di Emmanuel Macron. Credo che tutti ricordino quando, qualche mese addietro, Macron proponeva di mandare le truppe europee sul fronte ucraino, una tesi surreale, imbarazzante e direi di più inqualificabile che Macron oltretutto ha avuto modo di ribadire in più contesti. Vero è che molti altri paesi si sono opposti a questa tesi surreale e demenziale e tuttavia Macron l'ha detta. Se ora Mosca ci dice che la Francia è pronta per la guerra, facendo 2 più 2, sembra effettivamente che si dia la possibilità di questa entrata in guerra della Francia. Speriamo non sia così e tuttavia prendiamo seriamente in esame questa ipotesi. Ripeto, è un'ipotesi, una congettura, è una tesi di Mosca e tuttavia non mi pare da scartarsi a prioricamente.